Quanti gatti? Tanti. Gatti. Io mi ricordo che gli portavi da mangiare al teatro di Marcello, ti ricordi? Sì. È gattara da sempre, tra un micetto che carezzava, tra un micetto che lo portava a casa e un micetto che lo curava. Lei scendeva dall'auto con queste grandi buste e prima di venire a lavorare dava da mangiare ai gatti. Stai meglio di me? Ma magari. Lei ha voluto bene a tutte e due le cose, insomma alla famiglia prima di tutto e anche ai gatti di strada. Lei è una gattara di Monteverde, si portava a prezzo 50-60 gatti quando mi accompagnava a scuola. Lei scendeva alle 4-4 e mezza la mattina con le buste dei gatti, con le buste del mangiare e i gatti venivano appresso. La colonia dei gatti del Teatro Marcello non c'è più. Perché è stata curata, sterilizzata, accudita, ma ci rimane Romeo, che è un gatto spettacolarmente bello e che è qui stamattina per dare gli auguri alla sua nonna Elena. Romeo, auguri per Romeo. Resterete una famiglia di gattai? Sì, io sarò come lei, in un'altra maniera, in una maniera più moderna, però sarò come lei. No, lo sono già. C'è chi mi dice, posso entrare col cane qui? Dico, guardi, entri solo il cane che sarò più contenta. Io sono quello che io dico.